I come. Well, doesn't it excite you? The Temenegru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video gameplay di Megrai 3 diretto sempre da me, Colossus 13. Eccoci qua con la terza missione del gioco. Allora, andiamo subito a personalizzare qualcosina, cambiate lo stile. Innanzitutto passiamo da Gunslinger a Swordmaster, ci sarà più utile in questo livello. L'equipaggiamento è sempre lo stesso, non abbiamo nuova altra roba. Oggetti, potreste comprare una sfera blu volendo o una stella vitale S, insomma non credo che per il momento ce ne sia bisogno. Cioè più avanti, però con 6.2 io vi consiglierei, diciamo, stelle vitali più avanti. Intanto compriamo una sfera blu, abbiamo aumentato un po' la vita, ci rimane comunque 1000. Le azioni niente, almeno fuoco le stesse. Usciamo e prepariamoci a iniziare la missione. Inizia la missione. Eccoci qui, è partito di nuovo un filmato che ci mostrerà questi nuovi e fastidiosissimi nemici, che tutto quello che fanno è starsene per fatti loro, perché sono cattivi e malvagi, perché non hanno le palle di venire addosso e vi daranno fastidio. Il loro unico obiettivo della loro vita è dare fastidio, come hanno fatto adesso, visto? Lanciano queste strafottutissime sfere, cioè queste sfere, sì, queste... queste frecce di energia, di quello che cavolo è, danno un fastidio assurdo, quindi state attenti a evitarle, perché allora una sfera verde, ottimo, così la poca vita che abbiamo perso l'abbiamo già recuperata. Ci sono anche questi barili esplosivi che vedete dietro di noi, quando ci sono le fiamme, state molto attenti, fate esplodere quella roba al volo. Occhio, non ci riesco, mannaggia, guarda, sono tutti questi in mezzo. Ok, e vai. No, ero troppo vicino. L'idea era giusta, ma ero troppo vicino. Abbiamo perso poche vite, eh. Però stare più attenti. Ok. Un'altra sfera verde. Siamo fortunati quest'oggi. Spero che lo siate anche voi. D'altronde stiamo giocando in modalità normale, quindi il gioco tende a essere un po' più generoso, ecco. In altre modalità scordatevi tutte queste sfere verdi, anzi, il minimo errore lo pagherete molto molto caro. Ah, qui non mi ricordo se c'era qualcosa, ma
preferibile andare avanti. Entriamo dentro la porta, ora che possiamo farlo. Che come vedete, ecco, la prossima porta è bloccata da un incantesimo e lì dietro c'è la doppietta, che sarà la nuova arma da fuoco. Distruggere un po' tutto qua per prendere sfere rosse, le nostre adorate sfere rosse. Allora, anche i barili qui, così. Bottiglie, qualsiasi cosa, sì. Facciamo casino, tanto il bar non è nostro, che non frega. Allora, sarebbe da saltare anche lì sopra, se Dante ce la fa ad uscire da qui. Ok, eccoci qua, altri barili. Altri barili, tanto un bel po' di sfera verde gigantesca, quindi se avete perso tanta vita state tranquilli. Distruggiamo qua il jukebox. Ed eccoci qui con quest'altro meccanismo da dover attivare, come quelli del Megrai 1 proprio, vedete, continuate a colpirli e si attivano. E adesso andiamo a prendere la nostra tanto desiderata doppietta. Cambiate arma secondaria col tasto L2, vedete? Lo premiamo e mettiamo al volo le doppiette, la doppietta o le pistole. Ma per il momento usate la doppietta. Oh, siamo al Love Planet. Che ovviamente, vedete. Cos'è questa Love Planet? Se non altro che un locale da strip, sì. Ci stava bene. Distruggiamo un po' questi divanetti distrutti e quant'altro. Doppiamo le altre sfere rosse. E avviciniamoci all'uscita, che è questa qua. Dove vedete sta scia di sangue bruttissima. Nemici nuovi, pericolosi. Questi qua sono sempre fatti di sabbia. Subito indietro. Saltate, qualsiasi cosa. Non so perché mi ha colpito, anche se. Maledetti. Vabbè. Questi bastardi in quelle parole si teletrasportano. Oh, abbiamo fatto un bel pezzo a quell'occasione. Mi piace fastidio a tutte le. Si teletrasporteranno alle vostre spalle per darvi fastidio. Però sei tipo incastrato, hai visto? Sarà incastrato tra appunto nello scenario dove riusciva ad avanzare. Allora, ecco gli altri nemici, questi sono quelli normali, insomma, respiriamo un pochetto. Altri nemici normali. Provate un po' la doppietta, che da vicino è devastante, li fate letteralmente volare all'indietro, così, pure così, o anche così. State sempre attenti alle spalle, perché questi adorano comparirvi alle spalle più che possono. E li abbiamo uccisi tutti senza troppi problemi. Allora, vediamo un po' se c'è qualcos'altro da recuperare. No, qui abbiamo distrutto tutto. Qui è tutto distrutto. Proviamo a distruggere questi oggetti qua. Niente, sono indistruttibili, fatti di chissà che cosa. E qui c'è un'altra piccola sfera verde. Recuperatela, così un frammento riprende la vita. E passiamo per di qua. E eccoci qui, e questo è un altro posto. Qui è l'entrata di Time in Nigru, dove dovremo dirigerci fra poco. Attenti, attenti. Saltate qui per così, fate un doppio salto, così prendete quella sfera verde. Distruggiamo questo secchione della spazzatura puzzolente, che almeno ci lascia qualcosa di utile come altre sfere. Qui fate sempre lo stesso salto. Distruggete qua questa cosa per trovare questo cristallo che vi darà un bel numero di sfere verdi, di sfere rosse. Fate sta combo che è utilissima, perché vedete, lo devastate di colpi e rilascia sfere come se fosse Natale. Ok, avanziamo, la vedete anche voi, lì c'è una sfera, qui intanto abbiamo preso questa sfera verde e qui sopra c'è un frammento di sfera blu. Il discorso è sempre lo stesso di Megrai 1, 4 sfere, una sfera piena, quindi state attenti a cercare di trovarle tutte. Qui abbiamo un oggetto nuovo che in Megrai 1 non c'era, cioè queste statue, vedete, ha due fiamme accese, quindi vuol dire che dobbiamo da Doppel, che non è una propria combo, dobbiamo arrivare a Blaster di combo, e appunto facendo la combo Blaster otterremo un frammento di sfera blu, perché la statua si distruggerà. Ecco quello che non sto facendo io, perché appunto quella combo è inutile. Ok, siamo già crazy. No, mannaggia, non volevo fare sta cosa, fare così, così. Ok, abbiamo fatto una combo blaster, quindi ecco il frammento di sfera blu. Poi se avranno 3 dovete fare una combo right, se hanno 4 una combo sweet, se hanno 5 una combo ancora più assurda e quant'altro. Allora, qui dietro questa porta c'è la missione segreta, quindi avvicinatevi e premete cerchio.
Eccoci alla prima missione segreta. L'obiettivo è distruggere tutti i nemici prima del tempo limite, che è un minuto esatto. Quindi cercare di iniziare bene. Ma perché? Perché, brutto coso? Hai preso alle spalle, non vale. Ok, mi ci vado a colpire, ragazzi, lo so che sono tanti, ma... abbiamo uccisi tutti, ci abbiamo messo anche un bel po' in anticipo, 7 secondi. Ok, abbiamo preso anche altre sfere, quindi è utilissimo fare questa missione segreta. Allora, distruggere un'altra volta i divanetti, così prendiamo altre sfere rosse. Siamo arrivati di nuovo a 10.000, ottimo. Abbiamo fatto veramente un bel numero di sfere rosse. E prendete la sfera, qui, il frammento di sfera, e abbiamo finito la missione. Oh yeah, abbiamo finito la missione. Allora, eccoci qui. Qui potete comprare oggetti e quant'altro. Quindi, che cosa consigliarvi? Allora, potremmo comprare lo Stinger di livello 2, ma non ci serve, il Drive ma non ci serve, la Hick costa troppo, ma teoricamente ancora non servirebbe perché tanto non dobbiamo fare salti assurdi. Lo Stede nel Super Master, il segnale equipaggiare questi oggetti, e gli oggetti invece io comprerei un'altra sfera blu, farebbe al caso nostro, però mi sembra un po' di esagerare. E una stella vitale L forse è più utile, abbiamo già una S, però comprate una L. Non so se il prezzo aumenta anche qui, quindi proviamo, non me lo ricordo proprio. No, però meglio comprare una S, no? Vedi, aumentare di pochissimo il prezzo, alla fine non è un problema. Abbiamo due stelle vitali S, abbasteranno, ragazzi, su, state attenti. Eccoci qui nella stanza bruttissima, la prima stanza di Temi Nigru, questa schifosissima torre malvagia. E parte un filmato. Cioè, non lascia pensare niente di buono questa brutta creatura. E sì, è proprio quello che state pensando. Un bel Cerbero, questo mastino a tre teste, che invece di sparare fuoco spara ghiaccio. Una scelta innovativa. E si è risvegliato. Visto? Gli siamo molto simpatici al cagnolino. Dante inizia già a prenderlo per il culo. D'altronde è fatto così. E c'è... riesce a prendere per il culo qualsiasi demone o mostro che sia. Ok, e ora inizia il combattimento. Vi ricordo che la provocazione si può utilizzare col tasto select, così provocate i nemici a venire addosso e attaccarvi, se mai volete fare dei combo al volo. E iniziamo. Allora, la prima cosa è levargli questo bruttissimo stato di ghiaccio, vedete, è completamente ricoperto di ghiaccio. Quindi quello che dobbiamo fare è levargli il ghiaccio di dosso. Peccato che mi abbia colpito con una cattiveria inaudita. Cercate di stare sempre in area, per questo vi ho detto di equipaggiare lo Swordmaster, perché mentre siete in area col cerchio potete attaccarlo. Aio, questa mossa la odio quando la usa. Allora,
Utilizziamo la stella vitale essi in questo momento, perché vedete si è un pochino arrabbiato. Mo ci vuole mezz'ora per togliere tutto sto schifo. Ok, avete distrutto una testa, abbiamo fatto una gran cosa. Ah, fortunatamente l'ho preso di striscio. Ricordatevi di andare un po' indietro perché di solito funziona. Lo subiamo un po' di meno, ma però lo subiamo. Di nuovo oggetto, ragazzi. Purtroppo Cerberus è cattivino, molto cattivino. Ah, spero che mi bastino. Soprattutto se... Ok, sono concentrato, andare un'altra volta di cerchio. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo dovuto utilizzare due oggetti, ma è un po' complicato e io devo ancora riprendere bene la mano, quindi capirete. Abbiamo anche preso il trofeo per averlo ucciso. Capito come funziona il mondo dei demoni, ragazzi? Bisogna dimostrarla, forza. Quando dimostri di essere più forte, il cagnolino sta zitto e cuccia. E adesso è diventato, cioè trasformato in una vera e propria arma che utilizzeremo più avanti per combattere tutti i prossimi demoni cattivi. Abbiamo questi spettacolari nunchaku super potenti di ghiaccio. Adesso Dante farà le sue solite mosse da sborone. Troppo facile, un par di beep. Eccoci qui, arma formata da tre elementi intrecciati, comanda il ghiaccio. Ed è una gran figata come arma. Prendiamo le Spherus che c'ha il Shadow Cerberus. Avanziamo. E abbiamo finito la missione. Siete troppo forti. No, succedeva qualcos'altro. Ah sì, il primo incontro con Lady. Coreografie impossibili come sempre. Ma è una ragazza difficile. E Dante riesce a salire su un missile. Avete mai visto qualcuno fare una cosa del genere? Beh, adesso sì. Aver visto gli stranissimi occhi di Lady che soffre di quella malattia che adesso non mi ricordo, che appunto hai un occhio di un colore e l'altro di un altro ancora, se ne va via lasciandoci così. Neanche il numero di telefono, vi rendete conto? Non so, un bigliettino.
E andiamo a vedere un po' la valutazione, ma ho bruttissime sensazioni perché abbiamo utilizzato gli oggetti. Tempo B, sfere S, punti stile B, danni non subitanti D, oggetti usato B, forse prenderò una B e prenderemo una B. Bonus war e bonus boss, ok, buono. Ragazzi, per oggi è tutto, la missione è finita, io vi ricordo di passare sul canale, sulla pagina ufficiale di Facebook The Gamers Channel, di iscrivervi al nostro canale su YouTube se volete continuare a seguirci, io con i miei video di DMK3 e Ameddone con i video di Call of Duty che pian piano continueranno ad arrivare. E se il video vi è piaciuto o vi ha aiutato ad andare avanti, mettete un bel mi piace, almeno così capisco che tutto questo vi sta servendo a qualcosa. E per oggi è tutto, appunto, noi ci rivediamo al più presto. Ciao ciao ragazzi!